Buongiorno, s'accomodi pure. Vuole un'olivetta? Un pezzetto di formaggio? Neanche un po' di vino? Niente? Vabbè, scusi, ma io gli posso dare del tuo? Oh. Ecco, vedi, io so che tu sei stata per molto molto tempo l'amante di mio marito. È vero. L'estate scorsa mia figlia Veronica vi ha sorpreso a letto insieme, nel mio letto, nella mia casa di campagna, va bene? Certo, dormivate. E siccome che eravate tutti nudi e mia figlia è una personcina molto molto educata, vi ha lasciato dormire. Sì, ma io me l'ero accorta già da molto molto tempo, che Fabio c'aveva un amante. Come? Deve sapere che i rapporti sessuali tra me e mio marito, diciamo che, come posso dire, sono sempre stati un po' tiepidi. Poi tutto d'un botto, e 3 anni fa, una sera lui torna, e i rapporti erano cambiati, erano completamente rivoluzionati. Come? Non ne hai idea. Ma glielo posso spiegare, come io posso dire, tutto d'un botto e i suoi rapporti sessuali erano rivoluzionati, le sue fantasie sessuali erano senza limiti e me prendeva e me buttava per terra e poi me buttava sulla sedia e me riprendeva e me lanciava in aria, è tutto un fermento. Sì, però meno male perché questo è successo grazie a lei. Com'è la posizione del frate? E qual è? Ah, quella è la posizione del frate. È la peggio. Ah, gliel'ha insegnata il suo amico jugoslavo e lei l'ha insegnata a mio marito. Ecco, infatti mi ero accorta, sì, che quando è tornato 3 anni fa, una sera tutto d'un botto, ha abbandonato la posizione del prete, è giù e mi ha riscaraventato in terra, e poi mi ha ributtato sulla sedia, e poi mi ha fatto sedere in fianco, è tutto un fermento. Solo che... Che c'entra lei? Io... Tra 2 mesi parto. Parto per Milano. Sì. Ho deciso di lasciare per sempre mio marito. Solo che, poverino, lui resterà solo. Fabio è una povera creatura. Come faccio? Lui è come uno struzzo. Non vuole mai sapere la verità. E allora io mi chiedo, ma se siete stati insieme, perché non provate a ritornare insieme di nuovo?